Ciao a tutte, bentornate sul canale e benvenute in questo nuovo video. Mi scuso subito per le mie sembianze di oggi, ovvero completamente struccata e con dei capelli da lavare inguardabili, ma penso che avrete già capito che stiamo per andare a fare una nuova tinta insieme. Come sapete, io non voglio andare a cambiare il colore dei miei capelli, ma purtroppo alla mia giovanissima età sono costretta a fare la tinta per coprire i miei orribili capelli bianchi. Le ultime due volte che ho fatto la tinta mi sono affidata allo stesso brand di questa che ho scelto da Tigotà. Mi sono trovata benissimo e quindi ho trovato anche questa in offerta e ho voluto provarla. È della linea Schwarzkopf, spero di averlo pronunciato bene, ed è la Natural e Easy. Questo marchio è amato per la sua affidabilità e per il suo risultato colore naturale, ricco di riflessi. Con il 92% di ingredienti di origine naturale, inclusa l'acqua, Natural e Easy esalta il colore naturale dei capelli donando luminosità. I restanti ingredienti, che costituiscono l'8% della formula, garantiscono il risultato colore. Continua dicendo: la nostra crema colorante nutriente con acqua di lavanda francese e 3 tonalità colore premiscelate dona un risultato colore naturale, ricco di riflessi luminosi e 100% di copertura dei capelli bianchi. Super interessante, perché quello che cerco è proprio questo. Dice che è una colorazione permanente e io ho scelto la numero 580, ovvero il castano scuro. Qua abbiamo una tabella colore che ci fa vedere da dove partiamo e il risultato che possiamo ottenere. La formula è vegan, è zero silicone e zero alcol, oltre alla lavanda francese ha anche l'olio d'oliva del Mediterraneo. All'interno della confezione troviamo la protagonista, ovvero la crema colorante, abbiamo anche impresso la colorazione, ovvero la 580 castano scuro, ed è da 60 ml. Poi abbiamo la lozione rivelatrice da 60 ml, hair conditioner, ovvero il balsamo nutriente da 22,5 ml. Questo ci dice che possiamo utilizzarlo per ben 2 applicazioni, dipende dalla lunghezza dei nostri capelli, e va applicato dopo il tempo di posa, dopo aver lavato i capelli. E per finire i guanti, mi raccomando, utilizzateli sempre quando applicate le vostre tinte, e il fogliettino illustrazioni da seguire passo passo. Dopo 30 minuti di posa, dopo aver sciacquato bene i capelli con acqua tiepida, poi ho eseguito lo shampoo e infine ho utilizzato il balsamo all'interno di questa confezione.
Come ci diceva, il balsamo ha una grande quantità e quindi possiamo effettuare due applicazioni. A me ne è rimasto circa metà, quindi lo andrò a utilizzare nel prossimo shampoo. Il balsamo lascia i capelli molto molto morbidi, molto luminosi e mi è piaciuta anche molto la profumazione, che sa appunto di acqua di lavanda francese e olio d'oliva. Solitamente questa profumazione a me non piace molto, ovvero la lavanda, ma devo dire che non è così intensa, così forte e non mi dà alcun fastidio. Per quanto riguarda invece la tinta in sé, anche questa ha una grande quantità di prodotto. Andando ad emulsionare l'ossigeno con la crema colorata si crea veramente tanta tanta tinta, che a me ne è avanzata anche un po'. Quindi se avete la mia lunghezza o dei capelli leggermente più lunghi sicuramente basterà. Se avete dei capelli molto ma molto più lunghi vi consiglio di acquistare la seconda confezione. Per quanto riguarda la consistenza della tinta, non è liquida, ha una giusta consistenza che vi permette di applicarla facilmente perché non cola. Potete applicare la tinta direttamente dal flacone rivelatore, come ho fatto nella scorsa tinta, sempre di questo brand che vi lascio nelle schede. Questa volta, per praticità e comodità, mi ci trovo meglio, ho preferito il pennello, che mi permette appunto di andare a essere un po' più precisa e acchiappare tutti i capelli bianchi che io odio. Un'ottima coprenza, perché io ho dei capelli bianchi qua molto visibili che mi danno molto fastidio, ora non li vedo assolutamente, sono perfettamente coperti da un colore naturale e riflessi luminosi. Mi piace tanto il colore, si avvicina molto al mio, però da quel bel riflesso naturale. Non mi ha dato nessuna reazione di irritazione, non mi ha dato sensazione di prurito durante il tempo di posa. Le uniche due note negative di questa tinta, sicuramente è una tinta che scarica molto al lavaggio, infatti ho dovuto sciacquare abbondantemente i capelli per più tempo perché rimaneva il residuo nell'acqua, l'acqua non era limpida. E andando a mettere lo shampoo mi sono resa conto che non avevo sciacquato ancora perfettamente, quindi usciva ancora l'acqua non limpida. Vi farò sapere nei prossimi lavaggi se mi succede di nuovo. E un'altra cosa, non so se sia dovuto al periodo, perché comunque siamo in pieno autunno, il periodo appunto delle castagne, e come sapete i capelli cadono a go-go. E ho notato che dopo la tinta mi sono caduti veramente molti più capelli del solito, ma non vorrei dare la colpa a lei, sicuramente è il periodo. E con questo ho concluso, spero che questo video vi sia stato utile, anzi fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete testato anche voi questa tinta e come vi siete trovati. Per me è un'ottima tinta con un buonissimo rapporto qualità, quantità e prezzo. Vi consiglio di provarla, soprattutto se la trovate in offerta. E nell'info box trovate anche tutti i link dei miei social. Mi trovate su Facebook, Instagram e TikTok. Vi aspetto anche lì. Se questi video vi piacciono e volete fare altre tinte insieme, volete recensioni di alcune tinte particolari, lasciatemi un bel pollice in su e scrivetemi qua sotto nei commenti quale tinta volete vedere nel prossimo video. Se non lo siete ancora, iscrivetevi al canale e azionate la campanella, così da non perdere nessuno dei miei video. Io vi mando un grande bacio e vi ringrazio per aver visto questo video. Al prossimo, ciao!